Questo lo facciamo anche perché quando questo governo stanzia risorse per il territorio, lo abbiamo visto più volte, in più occasioni, anche durante la legge di stabilità, lo fa sempre e unicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Noi troviamo questo modo di procedere sbagliato perché dimostra che per il governo non esistono le regioni, non esistono i comuni, non esistono cioè quelle realtà territoriali che conoscono con maggiore livello di prossimità le potenzialità e i problemi dei territori. Questo alla faccia del principio di leale collaborazione che dovrebbe essere instaurato tra il governo nazionale e gli altri livelli di governo. La ringrazio. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario, onorevole Palesi. Titolo personale. Sì, Ah no, non a grazie. titolo personale, chiedo scusa. Sì, grazie signor Presidente. Ma è inevitabile che il governo dovesse esprimere parere favorevole su questo punto, perché mi sembra pressoché impossibile, se si vuole che ci fosse una realizzazione dei lavori anche in tempi certi, che ci debba essere il concerto della Regione nel contesto generale di quello che deve essere l'approvazione del progetto, perché questo consente di fare un'intesa, cioè un accordo con cui poi cioè, si superano tutte le situazioni e i vincoli di natura autorizzativa. E veramente c'è strano cioè, che il governo, se ha l'interesse di realizzare opere, di realizzare situazioni diverse, di realizzare il progetto cioè, che si propone, che non lo faccia di concerto con la Regione Lombardia, cioè in questo caso, ma il discorso vale per sarebbe stato valido per qualsiasi tipo di regione, cioè perché tutto ciò consente cioè, un'accelerazione e consente anche la realizzazione da parte cioè, delle opere necessarie o del progetto cioè, che si vuole presentare. Quindi noi chiaramente voteremo a favore anche in questo. In questo caso ci sembra cioè, veramente incredibile cioè, di come il governo dica una cosa ma poi nei fatti ne fa altre. Grazie. A lei, onorevole De Rosa. No, avevamo capito che volesse intervenire. Perfetto. Allora, con il parere contrario del relatore del governo, siamo al 5.50. Ho chiuso la votazione aperta. Ravetto. Bene, altri? Fitzgerald, Missoni. Qualcun altro non riesce a votare? La votazione è chiusa. Presenti 441, votanti 410, astenuti 31, maggioranza 206, favori 134, contrari 276. La Camera respinge. Siamo a 5.42, Vallascas. Se non vi sono richieste di intervento, parere contrario, relatore e governo, la votazione è aperta. Ravetto. Bonafede. Bolognesi. Ci sono altri che non riescono a votare? Civati. Boccuzzi. Civati ha votato? No.